E San Felice adesso! Ed ora per un primo intervento il consigliere comunale, primo degli eletti alla scorsa tornata elettorale, Francesco Petroni. Buonasera. Purtroppo abbiamo fatto attendere un po' di più perché è capitato un bruttissimo episodio dove credo che tutti noi esprimiamo tanta solidarietà a De Lucia Natale, il papà del candidato sindaco, ha subito un brutto furto a casa, stanno ancora i carabinieri lì e Pasquale sta per arrivare. Stasera chiudiamo quello che è stato un mese di lavoro dove abbiamo lavorato tutti, noi nel chiedervi il consenso e voi cittadini nell'ascoltarci, sia nelle case sia nelle piazze dove siete stati tutti presenti, nonostante il tempo nella seconda metà di questo mese non ci abbia accompagnato tanto. Io, in virtù che siamo in chiusura stasera, ho segnato degli appunti proprio perché gli argomenti sono tanti e vorrei che non sfuggisse nulla. Cosa troveremo martedì? Perché Pasquale martedì è sindaco di San Felice a Cancello. Già l'ho spiegato nel comizio di Via D'Arienzo. Troveremo due contenziosi da risolvere, praticamente sono quello là tra la ditta del cimitero che è stata cacciata via senza motivi e il comune, il contenzioso con la società cooperativa che doveva costruire le case nella zona ERP di Polvica, speriamo che vada bene, altrimenti vi ripeto sarà un danno grosso per l'ente e ci rimetteranno i cittadini di San Felice a Cancello. E in più troveremo un mutuo da pagare di 400.000 euro per fare una piazza e mezzo. Una piazza e mezzo, una piazza di Cancello e mezzo quella di San Felice. Ringrazio però l'amministrazione decaduta che, atti alla mano, ha dimostrato al botteghino che hanno completato due opere volute fortemente da Pasquale De Lucia in carica. Perché, come loro ben sanno, oltre alle delibere di giunta che ho fatto vedere relativamente alla richiesta di finanziamento per l'installazione delle videocamere nelle piazze più importanti del territorio, con delibere che sono visibili agli atti in comune a tutti i cittadini e l'inizio della procedura per i fotovoltaici, oltre quelle deliberazioni mi è sfuggito che ogni anno si programmano quelle che sono le opere annuali e triennali e nelle opere 2008-2011 avevamo inserito in quel programma, quindi oltre alle due deliberazioni di giunta c'è anche una di consiglio comunale. Cosa faremo poi? Per quello che riguarda noi collaboratori, perché il nostro leader ha ben chiare le idee di portare a termine alcune situazioni quale di nuovo il piano regolatore, l'area industriale e tanto altro, quello che ci teniamo noi, tutti i collaboratori, sono praticamente garantire alcuni servizi sociali a costo zero e soprattutto anche sapendo rinunciare ai nostri stipendi. Chiederemo sicuramente un finanziamento perché lo meritano parecchie persone. Il finanziamento riguarderà l'istituzione di una mensa comunale come gli anni 80 che dava lavoro a tantissime famiglie del nostro territorio. Formeremo i giovani come prossima classe dirigente usufruendo delle nuove normative dei contratti di apprendistato per l'ente. Studieremo come trattare autonomamente, per non aumentare le tasse, anzi diminuirle, soprattutto in materia di rifiuti, di come andranno smaltiti alcuni tipi di rifiuti, così da tenere il Paese
in modo civile, pulito e soprattutto incrementando lavoro e quelle che saranno le entrate per il nostro comune. E infine ci tengo a dirlo perché si sta strumentalizzando tanto per quello che è il piacere delle famiglie di frequentare le nostre piazze, sarà dislocato il campo sportivo di San Felice a Cancello con Project Financing nell'area destinata da piano regolatore, rimanendolo sempre al centro. L'area probabilmente sarà quella là di via Ponte Trave, e a via Campo Sportivo sorgerà quello che sarà sicuramente la libertà nella crescita dei bimbi, tenendo lontano tutti i tipi di inquinamento, così evitiamo le strumentalizzazioni. Il resto sarà detto da Pasquale, e voglio chiudere facendo un elogio, perché mi sono emozionato. Ieri mi trovavo con un nostro candidato imprenditore, faccio il nome, è un amico, non è che sono di parte, perché se dovessi essere di parte c'è mia cugina candidata. Antonio Iuzzo, dove 15 anni fa, a Treviso, c'ha un'azienda con tantissimi dipendenti, ieri, nel preoccuparsi, giustamente perché li tiene al lavoro fino a stasera, li ha telefonati dicendo: ragazzi, ma voi tornate per votare. E beh, io a prima voce ho ascoltato una cosa che mi ha emozionato, uno dei dipendenti più anziani che ha, dove purtroppo lontano da casa non ha potuto vedere quotidianamente la crescita di suo figlio, che oggi a 13 anni ha risposto in questo modo: non ti preoccupare Antonio, perché questa volta voteremo per tornare. Grazie a tutti, buona serata, buon voto, e passo la parola alla nostra bella presentatrice. Grazie Francesco Petroni, ora cediamo subito la parola al coordinatore delle liste Luca Alfredo D'Andrea. Vai, no. Signori, è una serata veramente straordinaria, straordinaria perché malgrado piove e abbiamo noi paura. Aspetta, voglio dire prima due cose. Una cosa è ringraziarvi perché malgrado la pioggia e malgrado questo tempo mostruoso voi siete qui, siete numerosi, ci ascoltate e ci seguite in tutte le piazze. E un'altra cosa è quella di esprimere un attimo di solidarietà nei confronti del sindaco, perché purtroppo ha avuto, come diceva Francesco, un furto a casa del papà, e la cosa sostanzialmente, diciamo, che ha scosso un poco tutti e ci dispiace tantissimo, sperando che sia in condizione di ritornare in tempo per poter chiudere la campagna elettorale anche in termini di augurio. Una cosa simpatica, facciamo una cosa simpatica e anche scaramantica, però voglio vedere le mani alzate di tutti. Sapete perché? Perché non si può fermare il vento con le mani. E nemmeno la pioggia, guardate un po' che cosa strana, guardate che cosa strana. Simpaticamente, io volevo dire, nell'attesa di Pasquale De Lucia, volevo dirvi un paio di cose. Una è di carattere programmatico, nel senso che, perdonatemi, nel senso che abbiamo un'idea molto importante, un'idea che può cambiare realmente le sorti di un intero territorio come quello di San Felice a Cancello e addirittura tutta la valle. Se avete presente, a Cancello c'è un'area molto importante, che è un'area militare, che come sapete sui progetti nazionali verrà da parte dello Stato dismessa e dovrà essere data in gestione in proprietà ai privati. Ebbene, noi in termini progettuali come amministrazione pubblica abbiamo programmaticamente previsto che quell'area non sarà oggetto di speculazioni edilizie private, ma abbiamo sondato, e questo lo faremo se voi ci darete la possibilità e il consenso di essere gli amministratori domani, martedì precisamente, di realizzare uno dei più grandi parchi tematici
del sud Italia, qualche cosa che faccia invidia a Gardaland e a Mirabilandia. E vi assicuro che c'è un gruppo internazionale che ci ha dato già l'idea ed è in attesa, diciamo, di iniziare questo percorso e progettare per il nostro territorio reali e vere idee di sviluppo. Credo che la campagna elettorale sia stata veramente dura, non come in altre occasioni. Non abbiamo né intenzione né interesse di parlare del nostro avversario politico, dei nostri avversari politici, perché poi alla fine sono tre. Ci dispiace che anche il PD abbia in qualche modo iniziato una sorta di bagarre nei nostri confronti. Io non lo so. La mia è una risposta semplice, semplice. Intanto grazie al sindaco per essere venuto. La mia è una risposta molto semplice. Dopodiché un altro minuto e chiudo. Una risposta semplice di questo genere: noi abbiamo un candidato sindaco, abbiamo una forte squadra, abbiamo candidati al Consiglio Comunale che avete visto su tutti i palchi e su tutti i territori, ragazzi in gambissima, che sostanzialmente ci coadiuveranno in questa avventura, ma soprattutto voglio rassicurare anche gli amici del PD. Noi dureremo 5 anni, non vi preoccupate, state sereni. Sicuramente abbiamo un solo sindaco, un solo candidato, e questo candidato ci rappresenta un poco tutti. Ed in questo momento, esprimendogli di nuovo la nostra solidarietà, ovviamente vogliamo condannare questi atti, da ovunque loro provengano e da qualsiasi parte loro, a qualsiasi parte siano indirizzate. Voglio chiudere con un ragionamento di 1 minuto e mezzo per dimostrare come la continuità amministrativa può essere nefasta. E mi spiego subito. Da uno dei palchi ho sentito dire che è fondamentale che il candidato sindaco del centrodestra, in continuità con l'amministrazione precedente, ponga in essere quegli atti amministrativi necessari allo sviluppo del nostro territorio. Ebbene, questa è una cosa di cui noi non ci siamo interessati, ma la continuità amministrativa, volete sapere qual è? Quella che anche sugli scrutatori c'è stata un'azione, io dico mostruosamente gretta, di lottizzazione e di assoluta monopolizzazione. Per tradurre in italiano, stanno umiliando tutto, non hanno considerato maggioranza, opposizione, nulla, hanno pensato solo ai loro interessi. E dico, se questa, Pasquale, se questa si chiama democrazia, mi rendo conto che sei scosso in questo momento, però bisogna riconcentrarsi. Se questa si chiama democrazia, e se la democrazia è fare l'assopiglia tutto senza rispettare l'avversario, amici, noi non saremo così. Noi rispetteremo l'avversario, gli daremo la giusta visibilità e li ascolteremo. Li ascolteremo perché, signori, e questo è l'augurio che voglio fare al nostro amico Pasquale De Lucia, che chiedo di avvicinarsi un attimo, sindaco. Il nostro augurio, l'augurio che come stiamo qui uniti, ci diate la forza ed il coraggio martedì di poter partire e metterci al lavoro con il nuovo sindaco, Pasquale De Lucia. In bocca al lupo a tutti. Non lo si ferma il vento con le mani, non ci provate. Ed ora per un piccolo intervento, Monica Ippolito. Buongiorno San Felice. Perdonatemi, pensavo di essere già il 28 maggio.
vi volevo dire semplicemente questo. Intanto vi voglio ringraziare, siamo alla conclusione di questa campagna elettorale, per il vostro affetto, per il vostro calore che ci avete dimostrato, per la vostra presenza sempre più numerosa, che è la conferma che la buona politica, la sana politica, la politica che crea, ovvero la politica di Pasquale De Lucia, è una politica che incanta, che affascina, che vi tira fuori dalle case, con la pioggia, col vento. E devo dire, come dice il dottor D'Andrea, che è bene soffia il vento del cambiamento e nessuno lo può fermare. Mentre gli altri ci hanno provato ad elevare i muri, noi abbiamo già costruito i mulini a vento. E un'altra cosa che voglio dire che è importante, l'unico politico che può amministrare questo paese è sicuramente il dottor Pasquale De Lucia. E non lo dico io, lo dicono i fatti, perché non c'è angolo di questo territorio che non sia la testimonianza concreta del buon operato di Pasquale De Lucia. Abbiamo il dovere morale di non dimenticare che quando si arrivava a San Felice tempo fa c'era il terreno a destra e a sinistra delle nostre strade. Ebbene, Pasquale De Lucia è l'uomo delle piccole e grandi opere, perché infatti abbiamo dal cartello benvenuti a San Felice al cancello, i marciapiedi, le strade, l'illuminazione, l'acqua di Serino, il piano regolatore, non dobbiamo dimenticarlo. E a proposito delle piccole e grandi cose, volevo dire che l'altro giorno stavo in questa casa dove ovviamente è stato un po' ovunque, dove le persone volevano raccontare a me perché votare Pasquale De Lucia. Questa famiglia mi diceva, dice avvocato, voi non sapete, in realtà come si fa a non votarlo? Era l'8 dicembre quando nella chiesa di San Felice Martire, lui all'epoca sindaco, era presente a tutte le funzioni, dice il prete Don Antonio ci invitò, la comunità, a mettere mano alla tasca per acquistare, per comprare quelle che erano le stazioni per la processione della Pasqua. Dice Pasquale De Lucia come sindaco si alzò in piedi e disse non vi preoccupate, provvedo io. Ecco, le piccole e grandi cose, questo perché Pasquale De Lucia è stato sempre l'uomo che ha voluto il contatto diretto, l'ha voluto, l'ha cercato e l'ha mantenuto tuttora con la gente. Quindi anche quando non c'è il consigliere, l'assessore di riferimento in amministrazione, c'è Pasquale De Lucia che ha garantito per l'intero territorio. Sebbene dall'altra parte si siano affannati per cercare di intravedere qualche sbaglio, beh, io voglio dire chi fa e fa tanto come Pasquale De Lucia può anche commettere errori, ma vi assicuro ha commesso più errori in 2 anni l'ex amministrazione con la coalizione dei sindaci della Val di Suezzo a suo favore, con lo schieramento dei politici degli onorevoli e con un presidente di provincia amico. Penso di aver detto tutto, io vi dico solo il 26 e 27 maggio votate con questo e con questo, così come Pasquale De Lucia ha sempre dimostrato di amministrare con grande intelligenza e con un profondo amore per questa terra, per San Felice e per tutti voi. Grazie. Grazie Monica, ed ora proseguirò a leggere i bigliettini di questi omaggi floreali per il nostro candidato sindaco, dottor Pasquale De Lucia. Caro Pasquale, vogliamo chiederti scusa per averti tradito in un momento in cui credevi in noi. Ti abbiamo deluso solo perché ci hanno fatto credere, illudere di avere un domani sicuro e migliore, ma non è mai arrivato. Però ora sei arrivato di nuovo tu che in questo paese puoi veramente farci sperare. Tu, Pasquale De Lucia, sei nato per fare politica, solo tu puoi essere sindaco di San Felice a Cancello, anche se per noi già lo sei senza aspettare il 27 maggio. E ora dobbiamo solo ricominciare insieme a te, dalla famiglia Martone. Ancora un altro. Lunedì 27 maggio avere Pasquale De Lucia sindaco non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Con affetto Antonio Petrone, Giuseppe Cirillo, Angelo Guadagnino, Giuliano Aramino, Giuseppe Migliore, Mario Bergamo, Enzo Martone e Vincenzo Arricale.
ultimo. In questi 2 anni da consigliere comunale ci hai rappresentato alla grande, con affetto Gianluca Guadagnino e Maria Bruno. Un grande applauso a tutti coloro che hanno offerto questi fiori a Pasquale De Lucia. Ed ora, dato che il tempo stringe, vorrei presentarvi il nostro candidato sindaco, il dottor Pasquale De Lucia. Amici di San Felice, buonasera. Oggi non è tra le più belle, oggi ahimè non è tra le più belle e fortunate giornate della nostra vita, della mia vita, a cominciare dall'orario che ci vede chiudere, iniziare alle 8:30 e chiudere alle 9:30. Ma non è questo, sarebbe una sciocchezza, perché non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno. Ci ha seguito un bagno di folla in tutti i comizi, però Alfredo ci ha fatto divertire, ci ha dilettato dicendo che nessuno può fermare il vento con le mani. Mi auguro che almeno riusciamo a fermare questa sera la pioggia. Amici di San Felice, io ho portato avanti questa campagna elettorale all'insegna della correttezza, all'insegna del rispetto umano, con grande senso civico e dimostrando di essere quel De Lucia che tra i ragguardevoli traguardi che ha raggiunto e le mortificazioni e le sofferenze che costantemente negli ultimi anni ha subito, è riuscito a capire che non doveva e non poteva trascendere alle offese degli avversari, ma ha portato avanti una campagna elettorale all'insegna della correttezza, portando avanti a conoscenza di tutti la mia storia, la storia delle mie amministrazioni, e soprattutto dicendo a questo popolo il programma che si vuole realizzare. Non siamo venuti in queste piazze ad offendere, perché noi siamo uomini di cultura, siamo uomini di democrazia, siamo uomini di libertà. Però amici, questa sera io lancio un appello alle forze dell'ordine: la dobbiamo smettere con le intimidazioni, la dobbiamo smettere con le minacce, la dobbiamo smettere con i minacci. Basta! Amici, io chiedo rispetto per il popolo di San Felice. Smettiamolo, lo dico in questa pubblica piazza. Sono stato più volte dai carabinieri, ma da questa sera a lunedì io invito tutte le forze dell'ordine, il prefetto, il questore a monitorare il territorio, perché chi vuole fare politica non può fare il camorrista. Ci siamo capiti? I camorristi, lasciateli fare i camorristi, fate i politici, vergognatevi di lasciare povera gente, intimorire povera gente,
Vergognatevi! E non basta! Il popolo di San Felice è un popolo che va rispettato. Lo ribadisco, va rispettato. Chi vuole fare politica in questa terra deve avere rispetto per questo popolo. Amici, mi dovete perdonare, ma una giornata in cui ho visto di tutto di più, e non può essere questa San Felice. San Felice deve essere terra di democrazia, terra di civiltà, terra di legalità. Si viene a parlare di legalità da questi parchi, e gli stessi che profondono impegno per la legalità sono gli stessi che sono a non rispettare la legalità. Abbiamo fatto una campagna elettorale sui meriti del piatto di videosorveglianza e stasera cosa scopro? Che non funzionano! Non funzionano le telecamere! Ma di cosa vogliamo parlare? Allora, popolo di San Felice, la mia storia la conoscete tutti, a cui voi avete contribuito, perché quando si dice Pasquale De Lucia, due volte sindaco, consigliere provinciale, presidente del consiglio provinciale, io non uso il titolo di onorevole perché a qualcuno bruciava, ma io lo sono onorevole grazie a questo popolo, grazie a questo popolo. La mia storia, chi ricorda il paese all'indomani del 2002 quando mi sono insediato, sa bene la mia storia cosa ha prodotto su questa terra. Non c'è angolo di questo comune, di questo territorio che non abbia subito un intervento in termini urbanistici, in termini di lavori pubblici. E sfido chiunque a dimostrare il contrario, da Poltica a Talanico a Pietrarezzo. Hai voglia di andare nelle case a denigrare la mia storia, la mia persona, la mia famiglia? Allora amici, abbiamo portato avanti con sacrifici tanti progetti importanti, dal piano regolatore. Ricordo a chi oggi, ieri ho avuto il piacere di partecipare ad un incontro presso la redazione di Cronaca di Caserta con gli altri candidati sindaci, ho avuto il piacere di dialogare con l'amico Palmieri che mi viene a parlare di Arin, a cui ho dovuto ricordare che probabilmente ha memoria corta, perché quando prima di me l'Arin nessuno conosceva e noi con determinazione, amici, ci siamo recati dal presidente dell'Arin per dire: amici, ma è mai possibile un territorio che è attraversato dall'acquedotto storico del Serino non debba fornire acqua del Serino agli abitanti di San Felice? Io non so dove era la politica di allora, ma tutti sanno che dai vostri rubinetti scorgeva acqua di un pozzo artesiano a ridosso del cimitero comunale. Allora oggi vogliono parlare di Arin, perché non ne parlavano? Perché non ne hanno parlato prima del 2002? Bene, io a spese dell'Arin ho realizzato la condotta che collega dal centro di San Felice all'acquedotto del Serino. Abbiamo fatto un accordo di programma dove l'acqua non la pagavamo 0,68 centesimi al metro cubi, ma 0,23. Praticamente ho abbattuto il costo rispetto al 2002 di due terzi. Oggi mi vengono a parlare che l'Arin dovrà arricchire il comune di San Felice a Cancello
o che io abbia fatto debiti con l'ANI. Io ho avuto la sensazione che questi signori che vogliono presentarsi a voi per essere poi eletti amministratori non sanno manco che cosa è un bilancio. Immaginate all'indomani di una vittoria dei nostri avversari cosa ci aspetta. A parte che lo sapete tutti cosa ci aspetta: ciò che è successo nei 2 anni nell'amministrazione decaduta. Nulla! E allora, da qui amici, nasce lo slogan Insieme per ricominciare. Insieme per ricominciare da 2 anni, per ricominciare da ciò che è stato fatto e fermo da 2 anni or sono. Dimentichiamo i 2 anni di buio del passato e insieme vogliamo ricominciare, insieme a voi, ponendo il cittadino al centro di tutti i processi sociali e politici. Vogliamo ricominciare innanzitutto a tenere un paese ordinato e pulito, amici. Non è possibile che nel terzo millennio non abbiamo la capacità di tenere un paese pulito. Non è possibile, amici. E tutti ricorderanno e devono ricordare che nel pieno dell'emergenza rifiuti della regione Campania, San Felice a Cancello non è mai stato in emergenza, tranne in una settimana, e tutti ricordano che portai gli scrabili fuori casa mia. Questa è storia. Allora io dico, amici, noi vogliamo ricominciare dal tenere il nostro paese pulito, dal tenere il nostro paese ordinato, dal tenere il nostro paese più sicuro, affinché gli atti di delinquenza e del delinquere in genere siano ridotti il più possibile. Questa è una delle condizioni, a cominciare dal far funzionare l'impianto di videosorveglianza. Allora amici, noi vogliamo ricominciare dai grandi progetti della messa in sicurezza. Dal giorno in cui sono andato via, o meglio mi hanno mandato via dal Consiglio regionale, i grandi cantieri di messa in sicurezza sono fermi. Noi vogliamo ricominciare da una rimodulazione del piano urbanistico comunale senza tutelare i grandi affaristi o le speculazioni edilistiche, ma per dare la possibilità a chi non l'ha potuto fare di fare la casa ai propri figli. Noi vogliamo ricominciare da dove, ingegnere della Torca, io diedi incarico a lei per la redazione del piano di recupero per poterlo fare gratis senza spendere soldi, per dare la possibilità nei centri storici di abbattere e ricostruire con un aumento di volumetria del 30%, ebbene dobbiamo ricominciare da zero anche di là, perché nulla è stato fatto. Vogliamo ricominciare, amici, da un occhio importante del presidio di San Felice a Cancello, mi riferisco all'ospedale, una eccellenza che doveva essere dopo lo smantellamento generale. Io ringrazio il dottore Basilicata che ieri nel confronto pubblico ebbe a precisare che non poteva esserci il pronto soccorso e spiegò tecnicamente le motivazioni, ma ho dovuto avere il merito di aver portato a San Felice un PSAU del 118 che danno quantomeno la possibilità di soccorrere il paziente per l'urgenza e l'emergenza, la stabilizzazione e il trasferimento nei centri di eccellenza, garantendo quei 10 minuti che possono determinare la morte del paziente. Ma noi vogliamo ricominciare dall'ospedale del 2011 e sappiate che per ricominciare dal febbraio del 2011 dobbiamo avere 44 unità di personale medico, specialistico e infermieristico che sono stati trasferiti in altri ospedali e soprattutto nell'ospedale di Marcianise, amici. Dov'era l'amministrazione? Dov'era la politica quando in questi 2 anni personale costante veniva trasferito altrove? Allora noi vogliamo ricominciare attraverso l'attuazione del piano regionale ospedaliero, di cui me ne vanto di aver partecipato allora da veste di presidente di commissione del Consiglio regionale.
Noi vogliamo ricominciare dall'attuare quella legge e dal creare nell'ospedale di San Felice a Cancello un polo specialistico provinciale ed unico di riabilitazione ed un lungo degenza con annessi servizi di oncoematologia, dialisi e medicina distrettuale, dai poliambulatori di San Marco ai vari ambulatori di San Felice e la Guardia Medica di San Felice che non ho consentito si toccasse, mentre altrove sono stati chiusi questi uffici distrettuali. Ebbene amici, all'apertura della campagna elettorale si diceva che a proposito dell'ospedale sarebbe venuto a San Felice a Cancello l'onorevole presidente Stefano Caldoro, a cui io ho dato il mio contributo grazie al mio popolo, circa 10.000 preferenze essendo io consigliere regionale. Gli avversari si vendevano la venuta di Caldoro qui a San Felice a Cancello. Io dissi: guardate, scordatevelo, perché Caldoro lo conosco bene, non verrà a San Felice a Cancello. Se dovesse decidere di venire, sarò io ad accoglierlo da consigliere regionale democraticamente eletto. Sarò io ad accoglierlo all'ospedale, ricordandogli le tante volte che con umiltà, quasi piangendo, ho elemosinato un aiuto per l'ospedale di San Felice che lui ha sempre regato. Allora amici avversari, quando dite la politica delle liste civiche ne sono orgoglioso, perché la mia è una coalizione di professionisti e di persone per bene ed è una coalizione che non ha padroni, non ha uomini che si impadroniscono di questo territorio solo nei momenti elettorali, come è avvenuto per lo passato con le passerelle delle macchine blu, presidenti di provincia, presidenti d'Italia, sindaci di Roma. Dove sono stati in questi 2 anni? Cosa hanno dato a questa terra? Allora amici, io non ho bisogno, come mai ho avuto bisogno di un partito, ma ho bisogno e ho avuto bisogno della forza del popolo di San Felice a Cancello, perché attraverso la forza del popolo che ho avuto l'umiltà e il coraggio di bussare alle porte della politica e delle istituzioni, provincia, regione, stato centrale, e portare con o senza la macchina blu, ma senza stipendio, perché io lo stipendio da sindaco non l'ho mai preso, portare le risorse a San Felice per risolvere i problemi di questa terra. Amici, una domanda che nasce spontanea. Ci siamo guardati intorno, ma qualcuno si è accorto che sono trascorsi quasi 3 anni? Qualcuno mi può dire cosa è stato fatto a San Felice? Può qualcuno dirmi se tra i tanti potenti della politica che a San Felice una sola cosa hanno fatto? Hanno rubato il vostro consenso popolare, perché nel mentre voi mi avevate dato fiducia per sedere nel Consiglio regionale, la politica ai piani alti con un meccanismo di impeachment mi hanno dichiarato decaduto, offendendo non me perché io sono qui e per grazia di Dio riesco ancora a sopravvivere, ma offendendo il popolo di San Felice. Allora amici, se la politica, se i partiti e chi rappresenta i partiti da Milizia avanti, da Nicola Cosentino e da quant'altro sono questi, ebbene devono stare 1000 miglia lontane da San Felice. Dimenticavo Caldoro, che poi capirà quando scadrà il Consiglio regionale dove andrà. Io mi auguro che lui rifuggerà per le prossime europee, perché sa bene che la regione Campania è stata abbandonata dagli uomini, dalla politica e per fortuna non da Dio, perché noi con l'aiuto di Dio saremo qui a rimboccarci le maniche e a lavorare nell'esclusivo interesse di questa terra, ma sempre nel rispetto della legalità, nel rispetto della correttezza, nel rispetto della trasparenza. Queste sono le direttive
che ognuno di noi non vorrà e non dovrà, e lo dico alla mia coalizione, non dovrà mai derogare la parola d'ordine e correttezza, rispetto alla legalità, ma rispetto del cittadino, che è il motore dell'azione politica e che sarà al centro di tutti i processi politici di questo territorio. Ebbene amici, non stiamo qui ad offendere, ma siamo qui a ricordare la storia, siamo qui a dire che questa terra deve continuare un percorso di crescita. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo ai miei figli, ai vostri figli che hanno deciso di continuare a vivere tra noi e con noi nell'interesse delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Però la politica ha un dovere, quella di tutelare i nostri giovani, di tutelare i nostri anziani. E io questa sera uno dei miei candidati voleva intervenire per ricordare un certo modo di fare politica. Io gli ho detto di no, perché sarebbe stato probabilmente troppo pesante come intervento, ma rientra sempre in quel meccanismo di minacce, di intimidazione ludica che qualcuno vuole portare avanti. Però io dico, noi vogliamo ricominciare, amici, dalla tutela dei livelli occupazionali esistenti e che con coraggio e, consentitemi, con intelligenza abbiamo creato, a cominciare dai 12 ragazzi dello spazzamento che sono stati licenziati senza giusto motivo, perché si diceva che non c'è la copertura economica. Bugie, perché la copertura economica c'è sempre stato, tanto è vero che gli stessi soldi sono stati spesi per spazzolatrice, gasolio e quant'altro. Allora amici, i 12 ragazzi dello spazzamento avevano l'esigenza di sopravvivere con le proprie famiglie, assolutamente, forse perché non erano stati loro elettori, sono stati mandati a casa. Vogliamo parlare di democrazia, di libertà, di civiltà, quando si preferisce pagare il noleggio dei camion o il gasolio perché sono amici o perché sono stati candidati o sono candidati, e non pagare per 7 mesi gli stipendi ai 33 dipendenti del consorzio? Poi ci si lamenta che non c'è economia a Santa Lucia, ma se già siamo a 33 più 12, 45 che non pigliano lo stipendio nella migliore delle ipotesi, sono 45 famiglie che non immettono nuova circolazione, nuovi soldi in mercato, chiaro che Santa Lucia si impoverisce. Mi si accusa di aver quasi lanciato il comune in dissesto perché ho avuto uno dei pochi sindaci in Campania. Ho avuto il coraggio di assumere 50 lavoratori socialmente utili, e ancora ieri sono accusato ai miei avversari di aver commesso illegittimità o sperperi o distratto denaro pubblico. No, la gente, amici, la legge me l'ha consentito di stabilizzare. Li ho stabilizzati, ma non per un fatto clientelare, altrimenti dei 50, 30 non li avrei dovuto assumere perché erano avversari miei politici. Ma io il bene del comune, il bene dell'interesse generale non lo perdo mai di vista. Ho inteso assumere tutti e 50, ma non per un fatto, dicevo, né clientelare. Scusate. Neanche se Spazzini, Pasquale, sei già il nostro sindaco. E sappiate che voi sarete di nuovo gli addetti allo spazzamento di San Felice a Cancello, perché io darò priorità agli uomini e poi alle macchine. I soldi stanziati in bilancio saranno spese per questi ragazzi e non per le spazzolatrici. E diceva Totò, ho detto tutto. Allora, praticamente avrei tante cose da dire,
ma ricominciamo, dicevo, dalla tutela dei livelli occupazionali esistenti. Ricominciamo però nel rispetto della legalità, per quanto qualcuno osa dire che io ho rischiato il dissesto finanziario per assumere 50 lavoratori di San Felice al Cancello ex LSU, dice che deve recepire le legittime esigenze, ma è anche vero che deve essere quell'arte che deve risolvere nell'interesse generale i problemi della comunità e, perché no, anche dei singoli cittadini. Per cui io sono con la coscienza a posto, perché tutto quello che potevo fare, scusate, ho tempo fino alle 9:30, sono le 9:27, ho 3 minuti. Comandante, ci lasci parlare. Comandante, stia tranquillo, sarò io il sindaco che la tutelerò, non abbia paura. Amici di San Felice, non mi sarei mai permesso di vedere con l'orologio i secondi che scandiscono il tempo, ma questo è quello che vi aspetta se votate gli avversari e Falvieri, se votate i padroni di San Felice al Cancello. Amici, nell'interesse di San Felice, nell'interesse dei nostri figli, nell'interesse della realizzazione degli ultimi due sogni che ho, la zona industriale che dovrà regalare posti di lavoro non solo ai nostri figli ma ai figli di tutta la Valle di Suesso, e il sogno di passare il testimone a una nuova generazione della politica, perché abbiamo giovani con dignità, cultura e intelligenza che potranno garantire la legalità e la legittimità di questo paese. Ed è per questo che, amici, non perdiamo altro tempo, il 26 e il 27 maggio, senza indugio, votate e fate votare Pasquale De Lucia, sindaco di San Felice. Buonasera, buonasera.